Ecco, siamo qua con Claudia Rutka, presidente del Comitato Regionale Veneto della WISP. Claudia, quali sono stati i momenti salienti di questa settimana della montagna? Io credo che ci siano stati diversi momenti importanti. Ci sono stati momenti dedicati allo sport, quindi passeggiate, escursioni con la neve e anche senza neve. E poi anche delle visite importanti a luoghi famosi anche del Veneto. Una è stata la visita al Vajont, la visita a Belluno, e quindi è stata una settimana importante anche perché lo sport è stato il mezzo che ha praticamente fatto conoscere anche questo territorio. Spero che si siano trovati tutti bene, da quello che ho sentito, ho avuto modo io di verificare, pare di sì, e quindi speriamo che possiamo intanto riospitare nella nostra regione ancora queste montagne WISP, ma anche altre iniziative simili, e che questo sia anche un modo per aumentare la nostra attività. Benissimo, siamo arrivati alla conclusione della settimana della montagna WISP. Sentiamo i commenti a caldo di Santino Cannavò e di Roberto Coppo. Ma io credo che anche quest'anno gli obiettivi si siano raggiunti tutti. Volevamo raccontare il territorio, la popolazione, lo sviluppo attraverso lo sport. Penso che l'organizzazione sia stata impeccabile, i partecipanti hanno avuto una sensazione maggiore di vivere delle Dolomiti, di vivere Dolomiti abitate, Dolomiti dove ci sono state tragedie importanti come quelle del Vajont, ma dove c'è tanta voglia di riscatto, una voglia di sviluppo, e lo sport è un volano importante che potrà dare forza da ora in avanti sempre di più su un modello sostenibile. È stato fondamentale per noi del Veneto farci riconoscere come WISP all'interno del nostro territorio. Per noi è stato veramente una grande esperienza, iperpositiva. Siamo riusciti a coinvolgere i nostri OSV, sono stati veramente delle persone splendide.